Benvenuto in questo nuovo video di iNelson Academy dal titolo I tre nodi indispensabili in barca. In questo video ti mostrerò come effettuare i nodi più utilizzati nella nautica. Vedremo come fissare i parabordi e bloccare il tender con il nodo parlato, come ormeggiare una barca con il nodo di galloccia e il nodo multiuso gas adamante. Per creare i nodi dovremo dotarci di una cima abbastanza lunga. Cerca la cima adatta alle tue esigenze su iNelson.com. Nei nodi possiamo trovare il corrente, che è la parte di cima che si muove e che una volta fissata il nodo rimarrà lenta, il dormiente, che è la parte di cima che si muove poco o non si muove affatto, che sarà destinata a sostenere il carico. Poi abbiamo il mezzo collo, che si distingue in dritto se il corrente passa sopra e rovescio se il corrente passa sotto. Il collo completo, il doppino, basterà rimandare il dormiente in parallelo al corrente e una volta tonda che fa un giro e mezzo completo prima di tornare in parallelo col dormiente. Cominciamo dai due nodi d'avvolgimento più insegnati, il nodo parlato semplice e il nodo di galloccia. Il nodo parlato è sicuramente famoso per fissare i parabordi alle draglie. Questi due nodi sono generalmente utilizzati proprio per fissare un oggetto su di un cavo o ad un'altra cima. Facciamo insieme il nodo parlato semplice. Prendi il corrente e avvolgilo al centro della parte cilindrica su cui vuoi eseguire il nodo. Incrocia il corrente con il dormiente fino a formare una X e riporta la cima. Solleva leggermente e fai scivolare la cima corrente al di sotto e stringi bene il nodo. Ecco fatto! Questo è il metodo classico per eseguire il nodo parlato semplice, ma ne esiste uno più veloce. Crea due anelli sulla stessa cima in questa maniera. Sovrapponi l'anello destro al sinistro, infila l'asola che si viene a creare in un palo o altro e stringi. Una volta creati questi due anelli, basterà sovrapporli e voilà, nodo parlato in un secondo. Parliamo ora del nodo di galloccia. Come dice il suo nome, questo nodo è utilizzato sulle vitte a galloccia, siano esse in barca o a terra. Nei corsi RIA viene insegnato in questa maniera. Fai un collo, fai uno o due otto e chiudi con una volta. Anche se io il nodo di galloccia, quando ormeggio la barca, preferisco farlo in questa maniera. La O, la X e un mezzo collo rovesciato. In questa maniera sono sicuro che la barca non si sposterà. L'unica pecca di questo tipo di chiusura è che nel momento in cui la cima si bagna sarà più difficile scioglierlo, quindi se dovete disormeggiare preparatevi in anticipo. Vediamo ora il re dei nodi a occhio. I nodi a occhio, detti anche gasse, sono delle asole chiuse e annodate quasi sempre all'estremità di un cavo. Questi nodi vengono spesso fatti in mano e preparati il doppino vengono avvolti attorno a una vitta o a un palo da ormeggio. I nodi a occhio rimangono perfetti anche una volta sfilati dall'oggetto a cui erano avvolti. Per questo motivo possono essere sfilati velocemente e riutilizzati in velocità. Ciò è particolarmente utile nelle manovre di ormeggio. Il più importante nodo a occhio è la gassa adamante. Fai mezzo collo dritto, passa dentro l'occhio da sotto a sopra con il corrente, torna con il corrente da sopra a sotto e strozza il dormiente. Et voilà, una gassa adamante perfetta.
Come puoi vedere, è molto più semplice farli piuttosto che parlarne. Quindi, per diventare un maestro in questa arte, dovrai fare nodi il più spesso possibile. Ti rimando alla mia guida sui nodi più utili alla vita in barca su iNelson Blog a questo indirizzo. Usufruisci del 5% di sconto al momento del tuo acquisto utilizzando il codice HNTUBE10 su inelson.com. Per non perderti nessun aggiornamento, ti ricordo di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Al prossimo video!